sua interpellanza. Prego. Grazie, grazie signora Presidente. No, non sono soddisfatto, non sono soddisfatto per nulla, a dire la verità sono particolarmente insoddisfatto perché, diciamo così, conosco il linguaggio governativo, appunto per esperienza personale, so che si tratta di parole di circostanza, nel senso che seguiamo, bisognerà fare piena luce, bisognerà accertare, abbiamo partecipato, poi abbiamo visto che in sede OSCE purtroppo il governo italiano non era parte di quei 15 o 16 che hanno attivato il meccanismo di Vienna e poi il meccanismo di Mosca. Guardi, signor sottosegretario, io come ho detto capisco benissimo le complessità della politica estera, però penso che talvolta anche dei piccolissimi gesti fanno la differenza, che vanno fatti direttamente. Si può e si deve talvolta avere relazioni, non è pensabile interrompere le relazioni internazionali con paesi che sono nostri partner economici, magari importantissimi, dove le nostre imprese hanno interessi, dove ci sono legami culturali e storici antichi. Ecco, non sono così ingenuo da non capirlo. Però anche in quelle situazioni è possibile, anche con una parola, un gesto significativo, un capitolo, poter fare la differenza. Noi abbiamo avuto importanti ministri degli esteri, penso al lavoro che ha fatto Emma Bonino con l'Iran, per esempio, dove sicuramente ci sono delle situazioni terribili rispetto ai diritti umani e in particolare alla comunità LGBTQI, però si può durante quei colloqui richiamare la differenza netta che c'è su quel tema e porre sul tavolo con tutte le cautele della diplomazia che, ripeto, conosco, ma lo si può fare e lo si deve fare. Allora, quello che mi sarei aspettato da lei non è soltanto appunto un ruolo generico di compartecipazione di decisioni che ci sono fuori, ma un gesto concreto. Ecco, mi sarebbe piaciuto che lei oggi, venendo qui, avesse detto che nell'ultimo G8, G7 o l'ultimo riunione G20 o l'ultima riunione internazionale, quella sulla Libia a Palermo, non so, in qualsiasi situazione, durante un bilaterale, il nostro ministro degli esteri, il nostro presidente del Consiglio aveva fatto presente questa vicenda, oppure che la Farnesina avrebbe, per esempio, chiesto all'ambasciatore della Federazione Russa qui a Roma chiarimenti e ulteriori dettagli su questo tema, perché è importante fare cose concrete. Ripeto, anche semplicemente, come dicevo prima, la conoscenza, la consapevolezza di chi commette questi crimini orribili, che il mondo li guarda, che il mondo sa, che il mondo condanna, possono fare la differenza per chi vive situazioni disperate in paesi appunto come la Cecenia. E ripeto, non basta limitarsi a dire chiediamo che si faccia piena luce, perché nel tempo in cui si fa piena luce c'è qualcuno che muore. È anche soltanto una vita che viene sottratta per ragioni così abiette, è comunque un crimine che non merita di essere consentito, la cui esecuzione merita di essere consentita con la propria inerzia. E allora, ripeto, teniamo conto che non basta, ripeto, genericamente schierarsi. Io ho francamente dei dubbi sul fatto che questo governo abbia tra le proprie priorità la sconfitta o il combattere contro la discriminazione LGBT. Mi piacerebbe chiederle che tipo di misure legislative avete in animo di prendere, per esempio. La vogliamo fare una legge sull'omofobia in Italia? La firmate? O vogliamo allargare le adozioni al figlio del partner, come si sperava di fare nella scorsa legislatura? Perché poi alla fine le chiacchiere stanno a zero, signor sottosegretario, bisogna fare le cose. Abbiamo dimostrato noi nella scorsa legislatura che anche in questo paese le cose si possono fare. Abbiamo dovuto combattere, abbiamo dovuto anche
sottrarci ai tranelli che forze come il Movimento 5 Stelle ci hanno teso perché avevano promesso di votare quella legge e all'ultimo momento hanno fatto venire meno l'appoggio parlamentare alla legge stessa. Allora io le ricordo che cosa sta succedendo, signor sottosegretario, e voglio ricordarle che ogni parola vuota non contribuisce diciamo a risolvere il problema. Quello che conta è farsi sentire. Io capisco che il problema non si risolve dalla sera alla mattina, però vi chiedo un impegno più concreto, più ficcante, più preciso. Mi faccia sapere la prossima volta se nel prossimo bilaterale il presidente Conte, che è l'avvocato degli italiani, spero anche degli italiani omosessuali, o il ministro Moavero Milanesi avranno la volontà di dire anche una sola parola, ma chiara, al ministro degli esteri russo, al presidente Putin o anche semplicemente all'ambasciatore russo a Roma. Io resto in attesa, nel frattempo voglio ancora una volta significare la mia solidarietà a tutto il popolo ceceno che è sotto appunto il tallone di una dittatura feroce e in particolare alla comunità LGBT della Cecenia e della Russia che vive in situazioni di gravissima difficoltà. In quanto io stesso persona omosessuale mi rendo conto di aver avuto molta fortuna a nascere dalla parte giusta del mondo, ma è stato veramente un colpo di fortuna, non ho nessun merito. Penso che sarebbero bastate poche migliaia di chilometri più a est o più a sud, la mia vita sarebbe stata, la mia come quella delle persone come me, sarebbe stata molto peggiore. Grazie. Grazie a lei. Salutiamo studenti e docenti della scuola primaria Zandonai di Roma che assistono ai nostri lavori dalla tribuna del pubblico. Passiamo adesso all'interpellanza urgente numero 2, 237 dei deputati Janaro ed altri concernente